Lei cosa pensa in riferimento al delitto dei Scopeti, cioè sulla data? Beh, io penso che Lotti è annullato, tenendo presente lo stato dei cadaveri, sia quello della ragazza che quello dell'uomo, con riferimento in particolare all'esistenza sulla ragazza almeno delle larve della mosca. Ci vuole un certo tempo perché si sviluppino e perché siano vitali. E non c'è versi, quello è un delitto avvenuto quantomeno nella notte del sabato. Lo stato del cadavere del ragazzo, che io a suo tempo non ho mai potuto esaminare perché non c'erano le fotografie negli atti trasmessi al tribunale, alla corte d'assise. E invece ora sono venuti fuori e lì si vede perfettamente che non, quello non è un cadavere di un giorno, ci ha versi. Per cui potremmo avere delle sostanziali novità, quantomeno. Beh, direi di sì, sempre cercando la verità, che non c'è stata finora. Nemmeno avvicinata alla verità, si può ancora oggi arrivare a definire se per caso sulla tenda che esiste ci siano delle tracce dalle quali potete cavare un DNA, perché lì un coltello c'è e qualcuno può essersi ferito per questo coltello. Analizzando si può vedere se per caso il DNA del sangue che eventualmente fosse stato trattenuto sulla tenda riguarda Pacciani o Vanni o riguarda una terza persona. C'è sempre la possibilità di, come è avvenuto in altri casi, a distanza di molti anni, si è visto che lo strumento è tale. È il risolutore. E potrebbe essere anche in questo caso Il DNA. il DNA. C'è la storia della macchina usata da Lotti, che lui dice la 128 rossa. Io l'avevo già dimostrato nel processo, lui non poteva avere questa 128 rossa perché l'aveva abbandonata. Non era funzionante, stava ferma davanti a casa sua su dei mattoni perché le ruote le aveva levate, ovviamente per venderle. Ora, questo voglio dire, questo fenomeno qui che è importante, mi risulta anche da un altro fatto che ho scritto nel libro, Storia delle merende infami, l'ho segnalato questo fatto. Che è questo. Io mando un investigatore privato a parlare con il Pucci, che gli chiede, ma insomma, che macchina c'aveva lei? Che macchina ha visto lei? Ha visto perché ci dovrebbe essere anche entrato, perché lui diceva insieme a Lotti. E questo dice, di che colore? Dice, l'investigatore intervistatore. E lui risponde, blu, blu, macchina blu. Ma scusa, lei ha sempre detto rossa. No, io ho sempre detto blu. Ora, dagli atti risulta che addirittura la macchina rossa venne fuori proprio. Sono indicazioni sue, di Lotti, di Pucci, che sono ti ricordi, disse Lotti, era la macchina tua, 128, rossa. Insomma, qui siamo veramente di fronte allo stravolgimento della prova.
al camuffamento della prova.